uomini e donne, Niloufar vicina alla scelta? Ecco l'indizio. Niloufar Adati, protagonista del Trono Rosa di Uomini e Donne, sembrerebbe essere ormai vicina alla sua scelta finale. La 19enne italo-persiana è rimasta con due corteggiatori, Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Chi sarà il fortunato tra i due ad uscire dallo studio mano nella mano con la bella partenopea? Niloufar Adati, la bella tronista italo-persiana di Uomini e Donne, è al centro delle ultime vicende del trono classico del dating show di Maria De Filippi. La giovane infatti, dopo aver chiarito per un'ultima volta con Lorenzo Riccardi, il corteggiatore eternamente indeciso tra lei e la collega di trono Sara, la Adati potrebbe essere davvero molto vicina alla scelta finale. Stando alle anticipazioni trapelate sul web, nella registrazione avvenuta domenica 4 marzo 2018, il grande assente in puntata era Giordano Mazzocchi, il corteggiatore più longevo alla corte di Niloufar. La ragazza, dopo non averlo visto seduto tra i corteggiatori in puntata, aveva dichiarato che sarebbe andata a riprenderlo a tutti i costi perché è troppo importante per lei. La ragazza ha effettivamente mantenuto la parola ed è corsa a riprendere il bel corteggiatore romano. Sul web infatti circolano le foto rubate dei due seduti insieme sulla neve intenti a chiacchierare e confrontarsi. A quanto pare dunque la tronista ha fatto una sorpresa a Giordano ed è andata davvero a chiarire con lui e a convincerlo di tornare in trasmissione. Mazzocchi è certamente il corteggiatore preferito dal pubblico, ma ancora non si hanno invece notizie di Nicolò Ferrari, anche lui è andato via nell'ultima puntata dopo aver visto Niloufar voler chiarire ancora una volta con Lorenzo. Come andrà a finire il trono della 19enne? Per il momento il pubblico spera vivamente che la ragazza scelga Giordano, ma non è escluso che il neo arrivato Nicolò abbia già rapito il cuore della tronista.